E ora andiamo a scoprire cosa si cucina oggi all'interno della Cucina del Cuore con Angela Label. Ci sarà Niccolò Nesi, che è uno speaker radiofonico con la passione della cucina. Io lascio la linea ad Angela Label e vi do appuntamento con spunti e spuntini, come sempre. A domani su Teletruria a partire dalle 13. Vi lascio con gli altri programmi di Teletruria e subito con la Cucina del Cuore. A domani. Benvenuti in studio con noi oggi per la rubrica Spunti e Spuntini, la cucina del cuore. E oggi con me in studio Niccolò Nesi, speaker radiofonico di Sì, Nedi Radio, giusto? Firenze. Benissimo, Firenze, diciamolo. Sì. Appassionato di cucina. Mangione. 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 Non ti piace degustare, ma ti piace Mi piace mangiare, mi mangiare. piace sperimentare, sono curioso, mi piace andare a giro per il mondo a mangiare quello che mangiano gli altri. Devo aprire, devo scoprire. Devi scoprire il mondo dell'enogastronomia. Allora, Niccolò, tra l'altro tu hai scritto anche un libro, diamo la visione di questo libro, Whisky, grazie, ecco, vediamo se la regia mi aiuta, bravissimo, eccolo qua. Quanto tempo fa l'hai scritto, Niccolò? Questo l'ho scritto nell'estate del 21, quindi quasi 2 anni. È in chiave estremamente tecnica, non è un romanzato, non No, è un è in chiave romanzo. estremamente tecnica, però prende quello che è chi si vuole affacciare per la prima volta al mondo del whisky e non sa niente, lo provo a portare per mano in questo meraviglioso mondo del signore dei distillati. Insomma, un viaggio nel whisky, interessante come concetto. Oggi che ricetta ci proponi? Oggi vi propongo una ricetta di stagione perché adesso ci sono le carciofi buonissime, da noi sono gli spaghetti, carciofi e bottarga. Intanto metto subito il sale nell'acqua e butto gli spaghetti. Quindi abbiamo ingredienti, definiamo spaghetti, Spaghetti, sale, sale, un pochino di prezzemolo. prezzemolo, limone, aglio, peperoncino a chi piace e carciofi e bottarga. Eccola qua. Questa è una bottarga di muggine di Cabras, quindi non è che si fa una marchetta, si può dire in televisione, a Si una può marca, dire. è solamente il luogo di origine, Sardegna, bottarga di muggine, perché rispetto a quella di tonno è più soave, più amabile. È più amabile, più fine. Allora, Spaghetto mentre grosso, lo spaghetto, a vedo. me piace tanto lo spaghetto grosso, io sono un amante dello spaghetto grosso o addirittura della linguina. Qui nella padella dove salterò la pasta ho messo innanzitutto i gambi del prezzemolo e li ho acciaccati con la mano perché il gambo è una risorsa, è proprio quello dove c'è tanto, tanto sapore, tutti gli oli essenziali. Aggiungiamo E aggiungiamo dell'olio. dell'olio extravergine d'oliva. Ce ne va di olio in questa ricetta perché è una ricetta che Abbondiamo, abbondiamo. abbondiamo. E cominciamo a accendere la piastra a fuoco abbastanza moderato. Io non voglio bruciargli gli ingredienti, li voglio rispettare. Senti, in quanto amante della cucina, c'è un piatto che prediligi? Allora, io sono di stirpe un carnivoro, anche se oggi farò qualcosa a base di Da buon verdure toscano, da da buon buon toscano. toscano. Io adoro la cacciagione, adoro le carni del bosco fondamentalmente. E quando si tratta di carni del bosco, vuoi che siano cervo, vuoi che siano daino, cerco sempre di rispettarle non cucinandole, oppure cucinandole pochissimo, perché la cacciagione, come altre carni rosse, o la fai toccare appena appena dal fuoco o la fai una lunga cottura, sennò diventa cattiva e prende anche il sapore forte. Niccolò, chi cucina a casa? Io. Fantastico, Però fantastico. ho una cliente molto affezionata che è Maria Vittoria, che è la mia bambina, che fra l'altro mi ha rubato gli ultimi 2 carciofi che c'avevo nell'orto e se li ha mangiati lei, Eccoci. perché lei è ghiotta di carciofi in pinsimonio e allora l'ho dovuto comprare. È giusto così. Allora, qui il carciofo prima di tutto è un alimento che va in fase contro l'ossidazione, quindi che cosa faccio? Prendo uno spelucchino, lo taglio in due, il gambo non lo butto via perché il gambo ci servirà per dare ancora più corpo e sapore alla ricetta. Quindi lo mettiamo da parte e Per lo ora teniamo lì. intanto prendo il carciofo, lo pulisco. La particolarità dei carciofi morellini è che non hanno i nostri carciofi, sia morellini che violetti, non hanno la famosa barbina dentro come hanno altri carciofi e quindi si possono non pulire approfonditamente all'interno.
Ecco, diamo dei consigli alle nostre massaie a casa che ci stanno seguendo. Quando lo spaccate, vedete che qui, proprio nel cuore del carciofo, c'è la barbetta, quella levatela perché è veramente fastidiosa. Esattamente. Dove ti possiamo seguire, Niccolò? Sull'Edi Radio il mercoledì dalle 11 alle 11.30, che parlo di alimentazione, oppure se volete farmi contento sul mio canale YouTube La Cambusa di Nicco, dove ogni martedì pubblico una ricettina semplice da realizzare. Io prendo la scorza del limone, eccoci, questo è un limone, naturalmente quando dovete fare la scorza del limone assicuratevi che siano limoni non trattati, ora si trovano anche nella grande distribuzione, certo, i limoni non trattati, perché sennò ci sono della robaccia chimica sopra che li fa essere soltanto belli e dannosi, e la lascio qui, e comunque anche se sono non trattati vanno sempre lavati in maniera approfondita. Chiaramente. Poi, altro consiglio che vi do, schiacciatelo il limone, perché facendo così dopo è più facile spremerne il succo. Ecco, evitiamo l'ossidazione e quindi evitiamo che i carciofi non è che diventano cattivi, diventano brutti. Cambiano colore, diventano brutti. Bene, quindi il carciofo io adesso lo lascio qui a bagno, mi sono portato dietro un banalissimo pelapatate perché vado a levare la parte esterna del gambo che abbiamo giustamente messo da parte. Precedenza, ma le nostre massaie lo sanno che ormai non si butta via niente nella cucina, buttare via è un peccato, qualsiasi materiale che voi potete tenere di scarto è invece un materiale prezioso. Allora, questo lo spostiamo un po' più qua, Angela, che sì, non certo, ci serve, ti aiuto, bene. E cosa a tagliare faccio? Il nostro prima gambo. Lo taglio in due, poi faccio una piccola julienne. La julienne è un taglio a bastoncino molto sottile. Esatto. Assicuratevi di avere sempre un coltello grande e estremamente tagliente, perché più è tagliente il coltello e meno forza dovete fare e meno rischiate di farvi male. Come nasce la tua passione per la cucina? La mia passione per la cucina nasce che io ho avuto, anzi ho tuttora, un padre che è veramente bravo e mi ha sempre fatto mangiare della roba strepitosa. Il carciofo intanto lo vado a mettere il gambo, lo metto nel soffritto. Lo aggiungiamo nel soffritto con il prezzemolo e l'aglio e a questo punto andiamo ad aggiungere il peperoncino. Che per te il peperoncino è una religione, no? È suppongo. Una religione, ora sì. Non è ancora il periodo di peperoncini freschi e quindi la rubiamo secco. Lo metto intero perché almeno lo posso levare. Levare eventualmente, certo. Do una giratina alla pasta. E ci siamo. Pochissimi passaggi, una ricetta interessante. È una ricetta facile e veloce, perché veramente non deve cuocere. E rispetta la stagionalità. Insomma, io ho studiato, ho avuto una piccola parentesi milanese e per vivere a Milano e mangiare bene a Milano hai due alternative: o hai un pozzo di soldi e vai tutte le sere al ristorante o impari a far da mangiare. Da studente universitario, chiaro. Quindi, chiaro. È stata abbastanza buttato semplice. Su Milano che non è semplice. Vedi? Non è semplice. Qui io adesso l'aglio, il carciofo e il prezzemolo stanno già dando i loro aromi, però sì, voglio evitare che bruci, quindi prendo un pochino di acqua di cottura e l'aggiungiamo. E l'aggiungo. Quindi passo dalla soffrittura alla stufatura. E ci siamo. Passaggio. Poi mi vado a preparare, questa poi fra l'altro è una bottarga stagionata che ha, questa si chiama unghia in termine tecnico, questa copertura che danno per dare alle bottarghe un pochino più di pregio. La bottarga va tolta della pellolina esterna. E fatemi una cortesia, non andate a comprare la bottarga premacinata perché veramente perde tutto quello che di buono ha. Siccome adesso nella grande distribuzione si trova le baffe di bottarga, andiamo con quelle. E andiamo velocemente, Niccolò, perché sì, a questo punto lo sai che il tempo scorre. Il tempo è tiranno e quindi a questo punto andiamo ad aggiungere anche i nostri carciofi, andiamo a tagliarli finemente. Allora, intanto io taglio finemente. Bravissimo. Però guarda, questi carciofi, veloce ma non tanto veloce con il coltello, no, perché ci facciamo male. Eviterei. Quindi ci siamo. Questi carciofi non hanno bisogno di cottura. Esatto. Perché essendo i nostri morellini sono tenerissimi, sono quelli da pinzimonio. Esatto. Basta tagliarli molto sottili. Dai, Niccolò. Ti faccio fare le corse oggi. Le corse in studio con ma la nostra fanno cucina le corse, del cuore. Dai, capita. Allora, alzo qui l'induzione perché a questo punto ho bisogno di un'induzione molto forte qui sotto. Certo.
Pinze, dove le ho messe? Eccole qua, le abbiamo ritrovate, leviamo il nostro gambo di prezzemolo, levo l'aglio, leviamo l'aglio, leviamo il peperoncino, no, lo lasciamo? Peperoncino, leviamolo, dai. Dei gusti. Il peperoncino è una cosa talmente personale, la pasta non è arrivata a cottura perfetta, io la tiro sempre su. Non ti preoccupare. No, ma c'è un motivo, la tiro su un pochino prima, perché la voglio far finire di cuocere. Uno è scappato, lascialo pure lì, non ti preoccupare, andiamo avanti. Siamo in una fase di idealizzazione, andiamo a spadellare quanto ci piace spadellare. Un altro pochino di acqua di cottura, assolutamente, io mi sposto, tu spostati, perché e ci siamo, guardate che bel colore. A questa maniera si crea una crema di acqua di cottura. Butto i carciofi che vogliono sentire un pochino di caldo. Certo. Preparo un pochino di prezzemolo. Guardate com'è veloce il nostro Niccolò oggi in cucina con me. Chiaramente lo potete seguire nella sua rubrica che si intitola La cambusa di Nicco su YouTube. La cambusa di Nicco su YouTube, invece in radio L'arte del mangiar bene. L'arte del mangiar bene, con Niccolò si mangia veramente bene perché è molto bravo, poi ci inviterà dentro una sera prezzemolo a cena. Allora a questo punto andiamo a buttare il nostro limone che abbiamo già grattugiato e ci siamo. Guardate com'è, è veloce e semplice questa nostra ricetta. Spengo perché adesso è l'ora della maestà alla bottarga. E la bottarga sono uova essiccate, la regina, e non devono sentire il fuoco, un pochino di caldo sì, la potete tagliare a coltello, la potete grattugiare con una microblade, ma l'importante è che non senta la fiamma, perché la sciupate. È bellissimo anche esteticamente, devo dire, lo so, tu dirai, l'importante è il sapore, no? Però l'importante è il sapore, è veramente bello da vedere. Quindi cosa aggiungiamo ancora? Una forchetta? Una forchetta, sì, direi, aggiungiamo una bella forchetta per far... Ma degustare no, non ti piace il termine degustare. Ma no, dai. Non ti piace, dai, lo abbiamo fatto. Io guarda. Guardate che si bello. Fa un bel nido e così. Si adagia su un piatto mettendo in risalto il carciofo. Ehi, dove vai te? Perché sì. Mi scappi? Adesso lasciamolo qui nella nostra pentola, buttarla. Così lo facciamo vedere, ecco, guardate che bello, il nostro regista ci sta aiutando, è bellissimo. Magari proprio a completare a livello cromatico, una piccola gelata di pepe nero. Bravissimo il nostro Niccolò Nesi, vi ricordo il suo libro Whisky, grazie, per spunti e spuntini con la cucina del cuore, grazie Nicco. Grazie Angela.